Questa volta torniamo a parlare di giustizia, in particolare di giudici. Perché? Perché abbiamo ricevuto da una nostra lettrice una sentenza che la riguarda. E noi ne parliamo non tanto perché la sentenza riguardi una nostra lettrice, ma perché è emblematica di come funziona la giustizia e soprattutto ci ricorda una precedente così nostra chiacchierata che riguardava il copia e incolla. In quel caso il copia e incolla era lo strumento per un giudice spagnolo per mettere insieme una sentenza sbagliata, perché in pratica non diceva niente di concreto rispetto al caso che si stava esaminando. Quel copia e incolla era spagnolo, invece abbiamo qua il caso di un copia e incolla italiano. La vicenda si svolge a Napoli, al Tribunale di Napoli, e alla 12ª sezione civile. È in composizione monocratica questa volta, perché il caso non richiede la composizione collegiale, perché è un caso semplice, e ricordate bene, è un caso semplice, poi dopo vedremo perché questo è importante. E il giudice che ha deciso la causa il 14 novembre 2011, con un depositando la sentenza, è un giudice onorario di tribunale, il cosiddetto GOT. Quei giudici in pratica che vengono pagati, che non sono giudici togati, come si dice, cioè sono giudici laici, come se gli altri fossero dei preti, ma comunque sono giudici laici, vengono pagati a sentenza, cioè vengono pagati per il lavoro che materialmente svolgono. Adesso vedremo questo lavoro in che cosa è consistito. Il giudice si chiama Lucia Sorrentino. Ora, noi non sappiamo, non abbiamo chiesto, perché non è importante, non abbiamo chiesto alla nostra lettrice se questo giudice avesse per caso sostituito dei precedenti giudici, perché succede spesso con i giudici onorari che si cambia giudice in corsa, perché ognuno va per la sua strada. È l'unico che lo prende, come si dice, il cetriolo gira, è sempre poi il cittadino, quello che attende giustizia. Allora, la vicenda è questa. La vicenda nasce nel 2005 e già qui, attenzione, una causa cominciata nel 2005 si finisce in primo grado nel 2011. La sentenza noi ce l'abbiamo e la potete vedere anche correlata a questa chiacchierata che stiamo facendo, che è una chiacchierata importante, e ci auguriamo che il coordinatore, il presidente del Tribunale di Napoli, ci ascolti ed eventualmente prenda le sue determinazioni. Questa sentenza è composta, vedete, da tre pagine praticamente, neanche complete. La prima c'è l'intestazione, come vedete, la seconda scritta molto larga, come si faceva una volta con le tesi di laurea, per far vedere che uno scriveva tanto, allargava gli spazi tra i righi, e invece la terza pagina è praticamente, sono poche righe, c'è il dispositivo, come si dice, il PQM. Allora, questa vicenda è cominciata nel 2005, per scrivere queste 20 righe di sentenza ci hanno impiegato 6 anni. E già qui sembra una farsa, se non fosse una tragedia sarebbe una farsa. Noi ricordiamo a proposito di questo che c'è una legge che fu approvata nel 2001 in Italia dietro l'insistenza dell'Unione Europea, che è la legge cosiddetta Pinto, dal primo firmatario che la propose, e che prevede un risarcimento, un indennizzo per l'eccessiva durata del processo. Questa legge noi italiani fummo obbligati nel 2001 a uniformarci ai parametri di ragionevole durata europei, secondo i quali un processo in tutti e tre i gradi di giudizio deve durare al massimo 6 anni. Questo processo è durato 6 anni solo nel primo grado per partorire questo risultato. Ma abbiamo parlato anche del copia e incolla, e perché? La vicenda è questa, in estrema sintesi, una vicenda molto banale, anche se spiacevole per la signora lettrice. Acquista il biglietto di una crociera Costa, la stessa Costa della motonave Concordia. Non si verificò in quella circostanza una tragedia come quella dell'isola del Giglio, ma insomma, e acquista un biglietto per una crociera Costa nel Mediterraneo. A un certo momento di questo viaggio si fanno le prove, come sempre accade, si fanno delle prove di evacuazione in casi di emergenza, che poi, come abbiamo visto, si verificano, ma in quel caso nessuno aveva fatto le prove, ognuno faceva quello che gli pareva, e si fanno le prove in caso di emergenza e si simula, insomma, la necessità di evacuare la nave. La signora era quindi costretta dalla esercitazione che è prevista, i passeggeri non possono rifiutarsi di parteciparvi, a recarsi sul ponte una sera, un pomeriggio sera, per mettersi tutti in fila e simulare questo fatto che tutti quanti poi si passavano nelle scialuppe di salvataggio, insomma, facevano finta che la nave stava affondando. In quel caso non era vero che stava affondando, ancorché si chiamasse Costa.
In questa simulazione il pavimento, il ponte della nave, che come sapete è di insomma, metallo, non sulle navi, non si usa il parquet, i tappeti, perlomeno all'esterno, era scivoloso, umido, e la signora non era stata, diciamo, avvertita, tra l'altro, di dover indossare delle scarpe da ginnastica, qua peraltro non aveva, uno va in crociera e non va a fare jogging, insomma. E scivola su questo pavimento, insomma, cade, si rompe il femore. Morale della favola, la Costa, per tutta risposta che pure dovrebbe essere assicurata contro gli infortuni, le propone di risarcirle 1.000 euro a titolo di rimborso spese per i medicinali che aveva dovuto comprare dopo la frattura. Inutile dire che dopo la frattura la crociera si interrompe, lei viene sbarcata al primo ospedale, al primo porto, viene portata in ospedale, viene operata, e insomma le spese mediche di questa signora, così come documentate dalla nel processo, ammontano a circa 12.000 euro. La Costa aveva offerto 1.000 euro per, così, a titolo di risarcimento forfettario. Già qui è una cosa buffa, ma questo non attiene al processo, che gli armatori della Costa non siano assicurati contro gli infortuni. Ormai anche in un condominio è obbligatorio per il condominio avere l'assicurazione anti-infortuni, nel senso che se un visitatore del condominio, un ospite, un invitato a cena, cade per le scale, l'assicurazione paga le spese che lui ha dovuto sostenere. Questo è vero in un condominio, non è vero per le motonavi della Costa, ma questa è un'altra storia. Questo è il processo. La signora fa causa alla Costa e chiama l'avvocato, è Angelo Pisani. Anche qui Angelo Pisani, peraltro, è un amico, non ha dedicato molta attenzione a questa causa, e soprattutto non ha fatto un atto di appello. Attualmente siamo in appello, che mette in rilievo che questo giudice è un imbecille. Poi vedremo perché. Lo dico con cognizione di causa, se mi vuole querelare poi andiamo a discutere, perché io ho le prove che è imbecille. Nel corso di questa causa la signora chiama dei testimoni che attestano, dichiarano effettivamente che il pavimento era scivoloso. Tuttavia la signora perde la causa perché, dice il giudice, i testimoni non hanno visto materialmente la signora cadere, ma perché in realtà loro dicono sì, eravamo tutti insieme sul ponte, però la signora era un po' indietro, poi appunto è caduta e quindi non l'abbiamo vista. Allora la domanda del giudice, che è furbo, poi vedremo quanto è furbo, dice: ma l'avete vista cadere? No, insomma, ma il pavimento era scivoloso? Sì, sarebbe come dire, è venuto un terremoto, è caduto il palazzo, ma lei ha visto mentre il palazzo cadeva in testa alla persona? E dice: no, però sono scappato. E vabbè, allora a noi chi ce lo dice che quello è caduto perché si è fatta male, perché il palazzo gli è caduto addosso? Il pavimento era scivoloso, la signora stava là, la signora è caduta, però non è colpa del pavimento, non è colpa della cosa. Vabbè, ma questo non è importante il merito della causa, è importante un'altra cosa, è importante che dopo 6 anni di causa, questo giudice Lucia Sorrentino, del giudice onorario del Tribunale di Napoli, ma io mi rivolgo anche al Presidente del Tribunale di Napoli, che in quanto Presidente ha delle responsabilità di coordinamento, controllo e vigilanza, in qualche modo, va bene? Alla fine di questo processo, che evidentemente per 6 anni ha studiato attentamente, ha sentito tutte le parti, eccetera, in realtà fa appunto un copia e incolla. Dice: giova preliminarmente osservare che il sinistro de quo, poi loro invece di dire cose sensate si divertono a parlare latino, che non conoscono, è astrattamente riconducibile all'ambito della responsabilità extracontrattuale ex articolo 2051 codice civile, riguardante la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia. In siffatta ipotesi sull'attore incombe l'onere di provare, oltre al danno e al nesso di causalità, che le lesioni subite derivino direttamente dall'azione di una cosa, senza che nella produzione dell'evento lesivo intervenga l'attività dell'uomo. Questa parte di copia e incolla è presa da un qualunque libro di dottrina, di istituzioni di diritto privato, di diritto civile, e incollata. Va bene per qualunque causa per danni che non riguardi un contratto, ma una responsabilità extracontrattuale. Poi dice: peraltro deve trattarsi di una cosa sotto custodia. Insomma, ci fa tutta la lezioncina presa dal primo anno di giurisprudenza, di cui nel caso di specie si poteva fare a meno. Non si chiede al giudice di sapere cosa dice il codice civile, questo ce lo possiamo andare a leggere da soli. Si chiede al giudice di spiegare perché ritiene che chi ha torto e chi ha ragione, questo non è spiegato. Per giunta, ad un certo punto, io leggo sempre testualmente, ma la sentenza, ma la potete scaricare, è correlata. Tutto ciò premesso, passando all'esame diretto, quindi voglio dire entra in medias res, come si dice, anche questo è latino, a loro piacerà molto, all'esame diretto del merito della controversia, si deve rilevare che la parte attrice ha inteso far valere in giudizio nei confronti della convenuta navigazione libera del Golfo S.p.A.
Ma che ci azzecca, direbbe Antonio Di Pietro, che non sa coniugare i congiuntivi, però ha un'efficace sintesi nelle sue espressioni. Che ci azzecca la navigazione libera del Golfo S.P.A.? La causa è contro la Costa Crociere. No, cioè, lei ha copiato un'altra sentenza di un altro caso e l'ha messa qua. Allora, il diritto al risarcimento, eccetera. Oh, per giunta, io vi ho raccontato la storia, cioè che la signora è caduta scivolando sul pavimento per colpa della Costa Crociere, perché ve l'ho raccontato? Perché nella oltre a parlare della navigazione libera del Golfo, dopo aver detto adesso venendo all'esame diretto della causa, nel merito a navigazione libera del Golfo, giudice Sorrentino, a navigazione del Golfo non c'entra niente in questa causa. Allora, dice anche, sicché da escludere l'ipotesi di lesioni provocate con un oggetto dall'agire umano, come nel caso di chi lancia dei sassi. Ma che c'entrano i sassi? No, nessuno ha parlato male di sassi, pure questo evidentemente faceva parte. La navigazione libera del Golfo, dovete sapere, miei cari lettori, è una società privata che esercita nel Golfo di Napoli per collegare Napoli alle isole. E evidentemente qualcuno in passato ha ricevuto una pietra in capa lanciata dall'aliscafo, chi lo sa, e qualcuno ha fatto causa alla navigazione libera del Golfo, e quella pari pari ha copiato, dopo 6 anni di udienze, ha copiato la sentenza della navigazione libera del Golfo. Comunque alla fine dice, perché perde la causa? Perché dice, il racconto della vicenda operato in citazione, che cazzo vuol dire? Non ha trovato sostanziale riscontro nelle parole dei testi, i quali non visto l'attrice, ci manca pure il verbo, nel momento in cui cadde, pare memi di Via col Vento, sì signore buona, non visto l'attrice nel momento in cui cadeva, sicché dalle loro dichiarazioni non emerge in alcun modo che la causa dell'infortunio debba essere ascritta al pavimento scivoloso. Soltanto il pavimento poteva dire che era colpa del pavimento, peccato che il pavimento non poteva fare il testimone. Allora il problema qual è qua? Adesso il problema è che il presidente del Tribunale di Napoli dovrebbe prendere questa sentenza, chiamare il giudice, come si chiama qua, Sorrentino, e dire dove hai copiato questa sentenza, che c'entra la navigazione del Golfo, che c'entrano i sassi, lasciamo stare il merito della causa, punto primo. Punto secondo, questa causa in primo grado è durata 6 anni, adesso ci sta l'appello, poi ci sarà il giudizio di Cassazione per una cosa banalissima, va bene? Questo lo Stato dovrà poi risarcire alla signora attrice un migliaio di euro per ogni anno superiore ai 6, già adesso siamo oltre i 6. C'è di più, io ve l'ho riservato la ciliegina sulla torta alla fine. Il tribunale, la Corte d'Appello di Napoli, l'avvocato Pisani ha fatto appello contro questa sentenza, va bene, che grida vendetta davanti a Dio questa sentenza, ha fatto appello, e sapete la Corte d'Appello quando ha fissato la prima udienza d'appello? Nel 2016, cioè fra 3 anni si comincia a fare il giudizio d'appello. Allora questa cosa è ignobile, e allora fin qua, in quale programma elettorale del cavolo di questi 4 saltimbanchi che stanno in giro per il nostro paese ci sono raccontate queste storie? In quale programma si pone come obiettivo risolvere questo tipo di problemi che riguarda la gente, riguarda le finanze dello Stato? Ma quando è che vogliamo mettere la responsabilità contabile, non civile, contabile dei giudici? Una sentenza del genere che provoca il risarcimento di migliaia di euro al cittadino ingiustamente danneggiato, non dico dal merito della causa, ma dalla durata eccessiva del processo. Il risarcimento che lo Stato pagherà a questa cittadina, va bene, dovrà essere detratto dallo stipendio del Presidente del Tribunale di Napoli e del giudice Sorrentino, perché queste cose sono ignobili, ed è ignobile che sono 40 anni che si continua a discutere di questo problema. È ignobile. Il fatto che una causa d'appello a Napoli per una sentenza del caso, una sentenza che, voglio dire, è un compitino da istituto superiore, neanche da università, va bene, debba essere fissata in appello nel 2016, quando la sentenza è stata depositata nel 2011, cioè dopo 5 anni solo per cominciare a fare l'appello. Questa cosa è ignobile. Il Ministero della Giustizia qualche anno fa fece una circolare a tutti i presidenti di Corte d'Appello, i presidenti di Tribunale d'Italia, dice, invitando a abbreviare i termini della fissazione dei processi tra il primo e il secondo grado, proprio per evitare di incorrere nella necessità di dover risarcire i cittadini per l'eccessiva durata del processo. Di queste circolari non se ne è fregato nessuno, questa è la verità. E allora la vera responsabilità del giudice è quella contabile. Io Stato risarcisco il cittadino e metto a nota questa somma in solido a carico del Presidente del Tribunale e a carico del giudice. Poi se la sbrigano loro di chi è la colpa: il Presidente del Tribunale perché non ha vigilato, il giudice perché ha fatto quello che gli pareva, se la sbrigano loro.
io la ritiro metà dalla busta paga di uno e metà dalla busta paga dell'altro e la do al cittadino. Vi faccio vedere tutto questo che cosa significherebbe. Significherebbe che nel giro di 3-4 anni, guarda caso, i giudici stanno attenti a quello che scrivono e a quello che fanno. E con questo ho parlato anche troppo e Pulcinella è d'accordo con me. Arrivederci.